un amore clandestino, una donna sbagliata, una suggestione per ora, ma quella passionale, è una delle piste investigative seguite dagli inquirenti che dallo scorso 21 marzo cercano l'assassino di Lorenzo Pucillo, il 70enne ucciso con 2 colpi di fucile da caccia al torace ed 1 tra gola e mento. A Picerno, paese dove la vittima lavorava come medico sportivo, nei giorni scorsi ci avevano confidato che proprio lì Lorenzo avesse un'amica speciale. Conosciamo una signora del che so che erano grandi amici. Oh, sì, la posso chiamare, sei disponibile. Non vuole parlare. A Picerno. Siamo riusciti a rintracciarla, ma lei ci parla solo di una conoscenza superficiale. Lo prendeva in giro, diceva fa l'allevatore, fa il medico. Lui diceva, quando mi chiamavo nei congressi, io rispondevo che facevo il medico per hobby e l'allevatore come mestiere. Dicesse, quando mi chiamavo nei congressi per gli allevatori, dicevo che facevo l'allevatore per hobby e il medico di mestiere. Ma era quella stupidaggine che è, perché lui amava tanto sto fatto delle mucche. Una volta che ci siamo visti, si parlava di famiglia, io ho 4 figli e lui diceva che aveva un figlio solo che stava a Roma, che aveva questo B&B, dato che mia figlia studia e ogni tanto va a Roma, ha detto dai, se ti serve, al di fuori del campo veramente, ma io non l'ho mai visto a Picerno, al di fuori della squadra, del venire a giocare, io sono vedova da 4 anni e quindi onestamente da questo momento proprio non ci dà me l'idea, amicizie così, nel senso che della partita ci pigliavamo in giro, anche perché ho 4 figli seri e 6 nipoti, tra cui 2 ce l'ho ancora a casa.